Dopo ore e ore di riflessioni e di notti insonni, telefonate ad amici, parenti e consigli chiesti un po' a chiunque, hai finalmente deciso di trasferirti a Londra. Non importa quali siano le motivazioni che ti hanno spinto a prendere questa decisione, la domanda fondamentale e ossessiva e compulsiva che ti stai sempre facendo è sempre la stessa. Con quanti soldi bisogna partire per Londra? C'è un budget minimo? Quali sono le spese iniziali che dovrò sostenere se voglio trasferirmi durante il 2008 e il 2018-2019? Per prima cosa fai un respiro profondo perché in questo video cercherò di fare un prospetto di tutte le spese iniziali da sostenere se vuoi trasferirti a Londra. Sigla! Facciamo un'analisi delle spese iniziali e fondamentali. Per prima cosa, escludiamo il volo, in quanto è un costo non calcolabile facilmente. Il prezzo ovviamente varia a seconda delle compagnie aeree e al periodo in cui deciderai di partire. Per spese iniziali intendo quindi solo quelle che andrai necessariamente ad effettuare una volta che ti sarai trasferito e saranno tutti su una scala mensile. La prima spesa, in assoluto, è quella dell'alloggio. In questo caso facciamo subito una distinzione. Se decidi di affidarti ai servizi di Living London Way, avrai un costo per le spese di agenzia per trovare una stanza a Londra in una delle migliori zone della capitale. E questo tienilo sempre ben presente. Qualora decidessi invece di ricercare un alloggio in maniera autonoma, sappi che potrebbe non essere così semplice e rapido, e tutto questo si potrebbe anche tradurre in un dispendio economico talvolta di gran lunga superiore alle spese di un'agenzia. Chiaramente ognuno decide di agire come meglio crede, in base alle proprie necessità e al budget minimo che si ha a disposizione. La fee del nostro servizio va messa in conto prima di partire. Infatti, nel momento in cui si arriva, bisognerà considerare tra le spese iniziali il primo versamento per l'affitto, che può essere o anticipato di 4 settimane, quindi sostanzialmente la prima mensilità, oppure si potrà anticipare l'importo per i primi 15 giorni e poi per le ultime 2 settimane del mese. Questo cambia a seconda degli alloggi che si scelgono e dalla zona in cui sono ubicati. Parlando in termini molto più pratici, quindi parlando di soldi, mensilmente la spesa si aggira attorno alle 400-450 sterline a persona. A questa cifra dovrai aggiungere il deposito cauzionale, che anche in questo caso varia a seconda della tipologia dell'immobile e del quartiere in cui si trova. In genere il deposito corrisponde ad una mensilità di affitto, oppure, per quanto riguarda l'inno 9, a 2 settimane. Altra spesa relativa all'alloggio sono le bollette, non sempre incluse nel prezzo, e la council tax. Per dare una cifra forfettaria dobbiamo calcolare almeno 50 sterline al mese. Se invece cerchi un alloggio a Londra che preveda tutte le bollette incluse nel prezzo, internet wifi totalmente mobiliare a massimo 5 minuti dalla fermata del treno, invia un'email a info@livinglondonway.com. Quanto costa spostarsi a Londra? Un altro dei costi che devi considerare tra le spese iniziali è quello della Oyster Card. Per approfondire e scoprire nel dettaglio di che cosa si tratta, puoi sempre leggere il nostro articolo su www.livinglondonway.com. Per dirlo molto sinteticamente, la Oyster Card è una carta prepagata sulla quale puoi caricare del denaro utile per pagare l'abbonamento settimanale e mensile, oppure viaggiare a consumo. Considera ad esempio che con la Oyster Card a consumo potrai muoverti per 24 ore tra la zona 1 e la 2, spendendo soltanto 6 sterline e 60 rispetto alle 12,30 di una di Travel Card. Il prezzo medio varia ovviamente a seconda delle aree in cui deciderai di spostarti. Per esempio, un abbonamento mensile per viaggiare dalla zona 1 e la 3 treni e bus si aggira attorno alle 130 sterline a persona, per cui dovrai necessariamente considerare questo costo nel budget che ti serve per partire. L'ideale è utilizzare la Oyster Card come abbonamento e non con l'opzione Pay as you go, se si vuole riuscire a risparmiare un po' di più. Bene, ora parliamo di altro. Hai considerato il cibo? Un aspetto non poco trascurabile è quello dei costi per il mangiare, che rientra necessariamente nel budget minimo di partenza. Vediamo quali sono i costi nel 2018 per le spese alimentari. Quindi, per approfondire l'argomento, ti consiglio comunque di leggere l'articolo che trovi nella descrizione di questo video, che si chiama Come vivere a Londra con 1000 sterline. Alla fine di questo video inoltre troverai altri link ai miei video in cui dimostro con scontrino alla mano che è possibile fare la spesa a Londra con 10 sterline a settimana. Non trascurare la questione del cibo, perché si finisce senza accorgersene a spendere davvero tanto per mangiare se non si fa abbastanza attenzione. E se trovi lavoro a Londra, generalmente chi ha un impiego riesce sempre ad avere un pasto pagato, incluso durante i turni. Se invece non dovessi trovare subito un impiego, avresti un costo fisso quotidiano in più, quello del pranzo, che alla lunga potrebbe portarti ad accumulare una bella spesa extra che ti saresti potuto comunque risparmiare. Anche in questo caso il segreto per uscire vincitori e l'organizzazione. Vi rinnovo quindi l'invito a vedere il mio video per capire di che cosa sto parlando. E poi ci sono le spese accessorie. Al di là delle spese fondamentali, hai considerato anche altri aspetti, per esempio, non lo so, fumi? Se fumi avrai un costo in più, quello delle sigarette, che è variabile chiaramente. In media un pacchetto da 20 sta 8 sterline. Meglio smettere, no? Hai intenzione di fare shopping? Sì, lo so, partirai sicuramente con un mare di felpe e di magliette, ma se dovessi cedere alla tentazione, punta su marchi come Primark per cercare di risparmiare almeno un po'. E se la sera vuoi andare in un pub a berti una birra, per esempio, considera che una pinta costa sulle 5 sterline, quindi a seconda di quanto ti piace bere dovrai considerare o aggiungere o diminuire, diciamo, questo tipo di costo. Ricapitolando, ecco i costi da affrontare in media al mese. Alloggio, se è per conto tuo 500 sterline a persona, escluso il deposito che può variare tra le 2 e le 4 settimane, la Oyster Card orientativamente 130 sterline se si viaggia tra la zona 1 e la 3, l'alimentazione, diciamo, 100 sterline al mese a persona, e le spese varie, sigarette, serate, shopping, mettiamoci altre 100 sterline al mese a persona. Totale, tenendosi molto stretti, 1330 sterline, trascurando eventuali extra o problemi che possono comunque sopraggiungere, come potrebbe essere una visita dal medico. E per oggi è tutto, metti mi piace da qualche parte e fammi sapere che cosa ne pensi lasciando un commento. Ci vediamo al prossimo video e ciao! Ciao ciao ciao!